La città di Palermo ha dato la cittadinanza onoraria a Chiara Lubich il 20 gennaio del 1998, anche se già da prima, dagli anni 50, i focolari sono presenti in questa città. Questo 2018 ricorre questo ventesimo e abbiamo voluto con l'occasione riproporre alla città i valori per cui ha dato la cittadinanza a Chiara, cioè la fraternità e l'unità. Ci saranno 3 giorni, dal 12 al 14 di maggio, con iniziative promosse per i giovani per mostrare alla città la fraternità in atto tra persone di chiese diverse che collaborano per la solidarietà, per i migranti, con momenti più culturali come quello alla facoltà teologica oppure un convegno su relazione e diritto dove sono coinvolti avvocati, magistrati, giudici. Il Comune di Palermo questo anno, in occasione del 20° anniversario della cittadinanza di Chiara a Palermo, ha aderito all'Associazione Città per la Fraternità, che è un'espressione del movimento dei focolari, che è finalizzata a diffondere proprio la cultura della fraternità universale, che è tra l'altro anche lo scopo ultimo del movimento dei focolari. Valori universali, quelli dei focolari che già Palermo mette in pratica di per sé. Nel dare la cittadinanza onoraria a Chiara Lubich ho detto che prima di ricevere la cittadinanza onoraria di Palermo, prima di diventare cittadino onorario di Palermo, lei era già palermitana, perché in questa città abbiamo vissuto, viviamo e confermiamo ancora una volta la nostra idea di fratellanza, di unità della razza umana senza distinzioni e senza strumentali atteggiamenti che nascono da idee malate o da sporche speculazioni.